Ciao a tutte ragazze, questo è il nuovo video sull'acquisto di Tigotà di giugno. Ragazze, se non siete ancora passate, mi raccomando, frettatevi perché giugno è un mese dove ci sono degli sconti incredibili. Questo è il catalogo e adesso vi illustro con voi due offerte, cioè le offerte del mese. Allora, contrariamente agli altri mesi, per giugno è previsto che se fate la spesa dal 1 al 19 giugno, compresi naturalmente, ogni 50 euro di spesa, ogni 50 euro spesi vi danno un buono da 10 euro da spendere nella spesa successiva, che dovrà essere tra il 20 e il 30 di giugno. Quindi io sono passata, ho speso 58 euro, mi hanno dato un buono da 10 da spendere la prossima volta in queste date, vi ripeto, dal 20 al 30 di giugno senza il minimo ordinabile. Quindi potete andare là e spendere 10 euro e un centesimo e pagherete solo un centesimo, spendere 10 euro e non pagare niente. Tra tutte le iniziative che ci sono, una anche molto interessante come regalo, se vi dovesse interessare, è questa. Se andate ad acquistare dal 17 al 18 giugno e spendete almeno 15 euro, sì, con una spesa minima di 15 euro più 5 euro di contributo, se volete vi regalano questo phone da viaggio. Questo ve lo dico giusto, titolo informativo, che se qualcuno di voi interessa, per 5 euro, insomma, se un phone non fa mai male, anche da avere di scorta in caso che si rompa quello che utilizzate, o da mettere in borsetta, in valigia, quando andate da qualche parte in particolare. Allora, io ho comprato veramente tanto, perché ci sono degli sconti. Adesso io non vi sto a far vedere tutto il catalogo, comunque vi dico già che su molti detersivi, cose per la casa, c'è lo sconto del 50%, io per esempio ho preso dei detersivi per la lavastoviglie e altre cose. Poi c'è il 40% anche qui su cose un pochino più dedicate alla persona, tipo colluttorio, creme, struccanti. Il 30% su altre cose sempre per la casa, doccia, schiuma, scrub, acqua, creme viso, giù di lì. E poi c'è questa solita paginina dove vi fanno vedere che comprando certi articoli c'è il regalo, tipo, ne dico uno a caso, comprando, vediamo, se si partecipa più che altro acquistando 5 prodotti di Bref, Pril e Nelsen, si conserva lo scontrino, poi si va sul sito e ti regalano 5 euro in buoni sconto regina. Oppure comprando 2 prodotti a Mucchina si partecipa al concorso di 300 gift card, 50 euro da spendere a Tigotà, insomma varie altre cose. Poi vediamo cosa c'era in particolare che vale la pena che vi ricordo, tante altre promozioni anche qui. Poi ci sono anche dei profumi, tanti solari, i solari in offerta, profumi uomini e donna. E l'ultima pagina, che forse quella che vi interessa di più, è sui cosmetici, dove praticamente si fanno vedere che se comprate la terra vi regalano praticamente è un selfie pocket che serve per appoggiare il telefono, per avere una presa facile quando si fa i selfie, ed è anche richiudibile. Comprando questa terra che è in sconto da 12,10 euro a 7,20 euro, oppure comprando, non so, il mascara ciglia fitte in omaggio, la matita occhi Kajal, oppure comprando la BB cream vi regalano lo struccante. Comprando una scala e un'altra matita occhi, poi tutti questi sconti. E c'è uno sconto anche di smalti semipermanenti della Laila, in omaggio prendendone uno invece di 12,90 costa 10,90, in omaggio il solvente sempre della Laila, costando appunto un semipermanente. E Rimmel ha invece come offerta, vedete questi loro smalti, acquistando 2 smalti, quelli 60 secondi che asciugano rapidi, il secondo lo paghi solo 1 euro e costano 2,90 euro, quindi spendete 3,90 di 2, quindi un ottimo prezzo. Qui ci sono delle lime e altre cose. Allora ragazze, velocemente vi faccio vedere quello che ho comprato.
Allora, di questo non ricordo il prezzo perché non era in sconto, quindi non ho tenuto lo scontrino perché ho detto tutte le cose che ho preso, tranne questa era un'offerta, quindi le trovavo nel catalogo. Non so se l'avete mai provato, è un profumo, è Tesori d'Oriente all'olio d'argan e fiori d'arancio. Io oggi l'ho dato, è molto dolce, è dolce, ma allo stesso tempo non usi abbondo, come dico io, e ha anche questo ottimo odore di fiori d'arancio, che è un odore che io adoro. In questi giorni ho anche l'arancio giardino fiorito e vi assicuro che è un odore che non stanca, è molto fresco. Lo sto usando e mi è piaciuto. Poi ho preso le salviettine struccanti della Nivea. Sapete che io, tanto che vi parlo, cerco il prezzo, sapete che io queste le salviettine solitamente compro quelle della cera di Cupra, questa volta avevano un prezzo molto buono queste qui e le avendo già utilizzate non erano male, ho detto questa volta penso al risparmio e ho preso queste 3 in 1 salviettine struccanti per occhi, labbra e viso per pelli delicate e sensibili, 25 salviettine, costavano 2,29 euro e le ho pagate 1,59 euro, ne ho prese due. C'erano in offerta, se vi interessa, anche quelle della Licia, che invece di 2, ce ne sono dentro 20, però 5 in meno, e invece di 2,35 euro, di listino costano un po' di più quelle della Licia e quelle della Nivea, 1,41 euro. Quindi però sono più, cioè costano di più, però scusate, ma lo singhiozzo. Ciao. Ultimamente ho sempre, tra lei, io ce l'ho, come qui ragazze mi sono ripresa dal singhiozzo, scusate. Allora, stavo dicendo delle salviettine, insomma, quelle della Licia per sostanza costano di listino di più, però erano più scontate, quindi erano il 40%, invece io ho preso quelle della Nivea che erano scontate 30, costano praticamente quasi uguali, però insomma ce ne sono 5 in più, insomma, quelle della Nivea mi ispiravano di più, quelle della Licia non mi hanno mai fatto impazzire più di tanto. Poi ho preso questi due prodotti, ve li faccio vedere insieme perché tanto sono della stessa marca, Clinia, uno è una crema viso e l'altro uno struccante. Allora adesso vi spiego in particolare. Allora, questo è Hydra Basic gel detergente sfogliante per pelli miste e grasse. Io ho la pelle normale, però questo sfogliante l'ho trovato solo così, ho preferito prendere quello per pelli miste o grasse, proprio perché d'estate io un po' mi lucido, soprattutto d'inverno dire il vero mi lucido, però d'estate insomma qualcosa che serve un po' il sebo secondo me non faceva male, che contiene l'acqua di mela e lo zinco. Questo costa esattamente, adesso ve lo dico, c'è anche in altre versioni, quello per le pelli secche e delicate se mi ricordo bene, e costa invece di 3,65 euro 2,19 euro. È una bella confezione perché 150 ml è un bel po' e secondo me è valido. L'odore, adesso qui c'è l'immagine della mela verde, ma l'odore è praticamente identico, non so se l'avete mai utilizzato, a quello della L'Oreal nella confezione azzurrina Hydra Fresh, no, Hydra Fresh, non mi ricordo il nome, comunque sì, della L'Oreal, ha un odore molto buono. Poi all'interno non so se si vede qualcosa, vedete, c'ha a tutti i granulini, sì, qualcosa forse siete riusciti a vedere, ha un buonissimo odore, rimane anche sulla pelle per un bel po'. Poi ho preso la crema da giorno, adesso un secondo solo ragazze che la trovo, per il prezzo era meglio se tenevo lo scontrino. Io molto furbescamente l'ho buttata via. Beh, comunque, tanto vi dico che in offerta, oltre a questa qui della Clinians, c'era quella della Venus, che si chiama Acqua 24, e costava invece di 5,70 3,99, che anche quella è molto buona. Io ho voluto prendere quella della Clinians perché l'ho trovata per pelle normali miste, invece l'altra era terminata, c'era solamente in... per pelle secche, per me diventava troppo. Non la trovo, ragazze. Portate pazienza ai miei video. Aiuto. Si muove la mia pupetta. Eccola qua. Ve la faccio rivedere per bene. Eccola qui.
Hydra Basic crema giorno idratante 50 ml invece di 4,49 l'ho pagata 2,69, quindi 2,69 questo e 2,19 questo. Fate i conti, fate un resto a capire che con 4 euro con neanche 5 euro, sono per meno di 5 euro, li avete tutte e due. Questa è una crema idratante leggera con minerali e acqua di tè bianco per le domande miste e textura non grassa. Vi confermo, ragazze, che nonostante ci sia scritto Hydra Basic, di solito le creme dove c'è scritto Hydra sono base acquosa, sono più tipo gel, che quando li date è vero che non... che idratano ma non rimangono più secchi. Io ho notato che con queste creme, che sono quelle che di solito io prediligo, dell'altro tipo gel, non ci si lucida, si asciuga subito, vi potete vestire subito, truccare, però io ho un po' di difficoltà nel disegnare poi le sopracciglia, perché essendo molto secca la matita tende a non scivolare bene. Invece questa è più cremosa. Vi faccio vedere anche all'interno, anche questo ha un buon odore. È diverso da quello lì, però è buono, vedete, proprio una vera e propria crema, e quando voi la spalmate ha proprio una consistenza quasi, non di un di mezzo, tra una crema e una mousse. Quando la spalmate sembra oleosa, sembra unta, ma dopo 2 secondi è già asciutta. Io già un paio di mattine che la uso, li uso entrambi, sia lo struccante che lo uso sia anche per lavare il viso la mattina, o anche per, non è proprio uno struccante, questo è un detergente sfogliante, ma io lo uso anche come struccante, strucco gli occhi a parte naturalmente prima. Quindi questa adesso la userò per qualche altra fino alla fine, e poi dopo vi dirò se mi sono trovata bene o no. Per adesso direi che mi sono trovata bene, molto bene. Quindi questo è tutto, ragazze. Ho comprato, come vi dicevo, un'altra marea di roba, non sto qui a dilungarmi perché erano tutte cose per la casa. Quindi non so se, magari postatemelo qui sotto se la prossima volta vi interessa, vi parlerò anche di quelle, però ho comprato, non so, detersivi per lavastoviglie, per lavatrici ammorbidenti, non so se vi interessa il mio parere anche su questo. Io adesso ho voluto parlare più che altro di creme e cosmetici, pure del corpo e della bellezza. Nel frattempo è arrivato Rambo, ve lo faccio salutare. Vieni amore, fai vedere che ci sei anche tu, un po' che non ci vediamo, non ti fai vedere. Aspetta, ho preso... l'ho preso male, si sta arrabbiando. Eccolo qua. Eccoci qui. Ciao a tutte. Oh, sono arrabbiato. No, non vuole. Facciamo così allora. Ecco. Rambo, saluta le nostre iscritte. Ciao. Si è appena svegliato, vedete? Ha già voglia di giocare questo birichino. Va bene, ragazze. Vi preannuncio che ho intenzione di girare un video, mi sono documentata tantissimo in questi giorni su l'olio di palma, amato, odiato, ne parleremo, e poi intanto che mi sto anche aprendo un po' al mondo biologico e naturale, mangiare un pochino più sano, ancora più sano, anzi dovrei dire io nel mio caso, anche dello sciroppo d'agave. Ho fatto delle grandi scoperte che non sapevo sullo sciroppo d'agave, mi piacerebbe condividerla con lui. I prossimi video, penso, non se non i prossimi, parlerà proprio di qui. Vi saluto, ragazze, e ai prossimi video. Ciao ciao!